quando allora, vuoi. Che significato ha una campagna come Cambia Gesto qui per il Comune di Pezzaglia? Allora, come stavo dicendo anche prima, per me è molto significativa ed importante. Ovviamente per me sono importanti tutte le iniziative che provengono da associazioni che sono per la tutela dell'ambiente. In particolare questa campagna mi vede molto insomma coinvolta, lo posso dire, anche se non ho potuto partecipare oggi per impegni istituzionali, perché è una cosa su cui personalmente ho puntato fin dall'inizio, tanto che nelle isole ecologiche che abbiamo voluto come amministrazione ho proprio pensato ad un raccoglitore per i mozziconi di sigaretta. È una cosa importantissima perché purtroppo questo gesto, no, che sembra qualche cosa di insignificante a volte che riguarda chiaramente chi è fumatore, e quindi nel gettare il mozzicone dove deve essere gettato e non nella nostra magnifica spiaggia di Berluto, e non solo, anche nei nostri parchi, insomma è importante farlo capire, è importante cercare di avere una cultura di questo tipo. E però penso che Senigallia in questo sia molto, i cittadini senigallesi sono insomma portati a farlo già abitualmente. Sicuramente queste campagne ci servono perché vanno ad incrementare ancora di più una cultura che deve esserci assolutamente. Quindi pensa che attraverso la sensibilizzazione culturale si possa arrivare a cambiare anche poi le azioni? Assolutamente sì, è fondamentale. Penso che qualunque campagna di sensibilizzazione sia necessaria per far sì che poco per volta si arrivi ad avere una percentuale sempre più alta di cittadini che vanno, insomma, cercano dei gesti che dovrebbero essere abituali ma che magari a volte sono un attimo poco, non fanno insomma. Chiudo con un'ultima domanda, e diciamo la campagna invita a cambiare il gesto e a far sì che ognuno faccia anche la propria parte. Questo messaggio quanto pensa che insomma sia veritiero? Effettivamente a ciascun cittadino è importante che sia richiesto di dare il proprio contributo? È fondamentale che ognuno di noi, anche con dei piccoli gesti, come può essere questo, come può essere quello di sto fumando una sigaretta e non getto più la cenere a terra, non butto più il mozzicone a terra, ma cerco il cestino più vicino, o se non c'è mi premunisco. Oramai troviamo dei posaceneri di quelli portatili praticamente ovunque, e è stato consegnato anche prima insomma da voi, quindi è un gesto che deve essere abituale. Apro la borsetta, trovo il posacenere e inserisco lì un mozzicone di sigaretta. Questo assolutamente va fatto e va continuamente ricordato, soprattutto magari ai più giovani, che per cercare che poi diventi un gesto abituale, un po' come stiamo facendo, come Senigallia sta già facendo da tanto tempo, con la raccolta differenziata, con altre insomma, questioni che riguardano l'ambiente. Prego. Grazie.